Attenzione, vediamo le ore, un quarto e mezzo. Ragazzi, 5 secondi e mezzo. Attenzione. Chi arriverà per prima sul pallone? I verdi sono lì. Allora, buonasera a tutti qui dal campo estivo Estè Ragazzi 2012. Siamo qui alla prima giornata e sono finiti adesso i giochi al primo posto. Aspetta un secondo, aspetta un attimo. Perché al primo posto questa sera c'è la squadra rossa con Giovanni qui che è molto contento. Giovanni, come sono andati questi giochi? Bene, sono andati molto bene. Sono andati molto bene. Ma come mai avete vinto? Qua c'è da ridire. Lo vuoi dire tu, Federica? Perché? Come mai? Perché i primi giochi, sei della squadra verde. Sì. Fatto da brucia perché si urla. I primi due giochi stavo vincendo. Poi chissà come, chissà per quale magia. Per quale magia? Sì. I rossi, perfino i rosa, sono arrivati prima dei verdi. Sì, ma aspetti, io però ho visto ma che ma te lo dico certo io perché? Perché? A palla avvelenata abbiamo fatto 6 punti. Ma vabbè, aspetta. Qua si parla di punti. Io invece voglio dire che la squadra verde ha giocato bene all'inizio, però poi dopo si è addormentata. Quindi mi dispiace. Invece la squadra rossa, e la squadra rossa. No, fammi parlare un attimo. Ci sta Michele della squadra gialla. Michele della squadra gialla a un certo punto è andato a favore della squadra rossa. E allora, visto che lui stava a bordo campo insieme al giudice con la squadra rossa, ma magicamente la partita a palla avvelenata è stata vinta dai rossi, hai capito? È merito di Michele alla fine. Ma io lo so, ci ha tirato i piedi a tutti, ma comunque è solo il primo giorno del campo estivo. Sì, quindi... sì, ma alla fine vedremo come andrà a finire nei prossimi domani giorni. Domani la mia squadra si riparà. Voglio parlare anche un attimo con le new entry, qui ci sta Carmela, Agata anche dell'anno scorso, ma Agata è sempre molto timida, quest'anno ci vuole dire qualcosa. No. Cioè, non ha parole, lei è della squadra rossa. Verde, rossa! Carità, Antonio vuole dire qualcosa. Squadra rossa, oggi avete fatto una bella partita. Infatti, ci siamo dai ragazzi che molte ragazze non volevano anche partecipare. Non ce l'aspettavamo. Non ve l'aspettavate. No, ma infatti all'inizio siete partiti un po' male, poi dopo avete recuperato. Noi siamo finiti. Giovanni vuole dire una cosa. Forza rossa. Va bene, è normale. Lì la gente se ne va già. Possiamo dire che chiudiamo la prima giornata. Chiudiamo la prima giornata così del campo estivo. Ci vediamo domani, ce l'andiamo tutti a casa. Ciao a tutti. Ciao.